Ha vinto tra i fischi la Salernitana, lo simoro della notte della Righi fotografa in modo abbastanza fedele quel che è accaduto in Salernitana Crotone 3-2, quello che è il momento Granata. Intanto tre punti pesanti perché interrompono una striscia negativa che cominciava a diventare preoccupante, così come preoccupante era la classifica all'alba di questa sfida. Però c'è molto altro, c'è innanzitutto una disaffezione ormai evidente che viene raccontata fino a solo 5.000 persone, il dato che viene ufficialmente fornito, ma a occhio erano evidentemente molte di meno le persone che testimoniato la propria rabbia, la propria contestazione verso la stagione della Salernitana, la stagione che doveva essere di rifondazione, di rivoluzione, che invece è sembrata ancora una volta, fino a questo momento, il campionato del Passo del Gambero. Più importante di una vittoria che anche a suo modo rocambolesca, a suo modo esaltante come tutti i 3-2, è sembrata quasi passare in secondo piano. Di qui appunto l'attestazione finale, i fischi, la distanza. E da qui che bisogna ripartire per provare nella fase finale del girone d'andata a raddrizzare questa stagione. Di sicuro non ci ha messo del suo in senso positivo la Migliallo, il calciatore della Salernitana che è uscito intanto tra i fischi del pubblico ma anche furioso a sua volta in una inopportuna sceneggiata di cui si è reso protagonista. La Migliallo si qualifica col suo atteggiamento nel zittire quella che è la sua tifoseria, la gente che da ormai un anno e mezzo gli ha sempre dato fiducia nonostante prestazioni non al di sopra della situazione. Non ci piace la retorica, non ci piace che i calciatori debbano essere in qualche modo succubi dei tifosi, questi confronti forzati non ci hanno mai appassionato. Ci piace però il rispetto dei ruoli, i tifosi che fanno i tifosi e quelli della Salernitana lo hanno sempre fatto, i calciatori che fanno i calciatori, i professionisti sino in fondo, non soltanto quando si arriva a bussare lo stipendio a fine mese.